Sì, ma quanto son belle le mie mastropagelle, ma al mondo no, non ci sono pagelle che siano belle come queste e quelle del Carlino. Ci fanno a tutti un ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo, mastropagelle di Inter Sassuolo con un nuovo amico. Con un nuovo sito che mi ha veramente aperto un mondo. Ho tirato nel cesso tutti i giornali che magari guardavo prima di fare le mastropagelle. Adesso, ragazzi, mi oriento con Soccerment. Ragazzi, link in descrizione. Mi si è aperto un mondo. Cioè, tutte le statistiche possibili, immaginabili su Inter Sassuolo e non solo le trovate su Soccerment. Ma non solo. Lukaku, volete vedere tutti i numeri di Lukaku? Su Soccerment ci sono. Volete vedere tutti i numeri di Young che ha fatto una partita della Madonna? Quando parlo di numeri, parlo di chilometri percorsi, assist, ammonizioni, tutte le statistiche, tutti gli analytics. Soccerment è il sito numero uno in Europa. Link in descrizione per gli amanti del fantacalcio, poi non ne parliamo. Batman Andanovic, voto 6. Ragazzi, stringi, stringi, parliamoci chiaro. Il Sassuolo, cioè, ha fatto una buona partita, sì, ha attaccato molto, sì, ma parliamo di fatti, non di pugnette. Quante parate ha dovuto fare Andanovic? On, su Obiang, cioè col caffè in mano si è steso appena appena e ha fatto quella parata su Obiang. Perché, diciamoci la verità, tiri pericolosi del Sassuolo, a me non mi pare di averne visti un granché. Molle di gioco sì, possesso palla sì, per il resto ho visto insomma tanto fumo. Poi possiamo parlare che il Sassuolo meritava il pareggio, bla 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 bla. Ma Handanovic l'ha fatto una pareda facile facile. Voto 6. Iceman ieri c'avevo un cliente difficile, uno di quei clienti che quando va al bar chiede il caffè corretto, alto, macchiato, soia, in vetro, basso, freddo, cioè uno di quelli che è veramente di quelli che rompe i coglioni. E Boga è un cliente rompicoglioni. Iceman l'ha tenuto a bada abbastanza bene, gli è andato via solamente una volta in velocità, che ha messo una bella palla in mezzo, ma ragazzi, Boga è più veloce di Iceman. Per il resto l'ha controllato molto bene, temevo molto questo duello. E invece Iceman si è comportato bene e si porta a casa, secondo me, un 6,5 easy easy e meritato. L'olandese volante. Secondo me io all'olandese volante gli do 2 insufficienze all'anno. Oggi è uno di quei giorni. Gli do 5,5 per quella trattenuta un po' ingenua che ci poteva costare carissimo. Io, a differenza degli altri, quando c'è qualcosa a nostro favore, lo dico. Poi più 10, più 11, più 9, lo scudetto lo vinciamo lo stesso. Non è problema. Non è problema. Però è vero che la tirata di maglia è leggera e quello si butta per terra proprio stramazzando come se gli avessero sparato. Però purtroppo, raga, diciamoci la verità. Nell'epoca del VAR, se lo vai a vedere, cioè se ieri quel rigore lo danno, nessuno ha niente da ridire, nessuno ha niente da ridire. Quindi ha commesso una grossa ingenuità che ci poteva costare cara. Detto questo, e ripeto, io lo dico se ho un episodio, non mi vergogno come fanno gli juventini, che cosa, chi, noi, no. Ma va là, no, però. E allora la rimessa laterale che c'era per noi al secondo minuto del primo. E allora quel tocco di mano. E allora quel fallo della tre. Io non ci giri intorno. Il rigore si poteva dare benissimo, se lo dava nessuno si scandalizzava. Quindi gli do 5,5 a De Vrij perché ha commesso un'ingenuità che poteva costarci molto cara. Il mio pupillo si becca 6,5 d'Artagnan perché ieri, in una posizione, diciamo così, non sua prediletta, in una posizione tra virgolette nuova, anche se in passato magari ci aveva giocato, ma insomma, quando viene utilizzato quest'anno, quando è stato utilizzato, non è mai stato utilizzato in quella posizione, ha fatto vedere che lui è come la Galbani, che vuol dire fiducia, che vuol dire affidabilità. Quando gioca D'Artagnan vuol dire fiducia e affidabilità. Cioè, primo tempo fatto anche di incursioni offensive, dove si è fatto vedere in zona d'attacco, secondo tempo di copertura, però D'Artagnan,
che si becca 6,5 ci ha fatto vedere l'affidabilità. Veniamo al desaparecidos, veniamo a un terzino che nel girone d'andata mi aveva fatto sognare. Io mi guardavo e dicevo, cazzo, ma che cazzo abbiamo preso? Questo è un fenomeno clamoroso. Questo è Hakimi, Marrakesh Express 5. Allora, gol sbagliato di testa, e più ogni volta che va al fondo, va sul fondo, non riesce mai a farmi un assist adesso decente. Prima le azzeccava tutte, segnava tanti gol, metteva sempre degli assist. Che cazzo c'hai, Marrakesh Express? Hai mangiato troppi datteri? Cosa ti ha dato fastidio i datteri? Cos'è successo? Non lo so, non mi spiego questa involuzione. Poi, per carità, come ho detto anche nel video di ieri, finché si vince va bene, e soprattutto quando si vince e si è primi a più 11 è anche poco bello andare lì da un giocatore e magari criticarlo troppo. Però quando siamo qui a fare le mastropagelle giudichiamo i giocatori partita per partita, e io ultimamente non me la ricordo neanche più l'ultima volta che ti ho dato un bel voto. Marrakesh Express, siamo tutti con te, ti vogliamo bene, svegliati, smetti di mangiare i datteri se ti danno fastidio, prova con i pistacchi, prova con qualcos'altro, per quei datteri, non lo so, mi vai giù, voto 5. Forever young, I wanna be forever young, è tornato quello di anno scorso, forever, whatever, finalmente forever young, in una stagione sottotono per lui, in una stagione dove, cioè, ci dicevamo spesso, ma che fine ha fatto il forever young dell'anno scorso? Ieri ci ha fatto vedere di essere il forever young dell'anno scorso. Belle incursioni offensive, un assist non sfruttato da Hakimi che meritava miglior sorte, e un assist sfruttato alla grande da Romelone che ha segnato il gol del vantaggio. Nel secondo tempo è calato un pochettino perché magari era stanco, poi questo qui non è un giovane di primo pelo, si chiama Young ma non è Young, ha 182 anni, quindi ci può anche stare che a metà del secondo tempo sia un po' stanchino, però si merita 7 glielo do tutto. Speedy Pizza Barella, allora, ieri prestazione globale del centrocampo che non mi è piaciuta, gli do 6 perché, come capita ultimamente spesso, è il meno peggio del centrocampo. Si è fatto ammonire, salterà il Cagliari da diffidato, è un caso, non lo so, forse questioni di cuore, non lo so. Ieri comunque Speedy Pizza Barella un po' precipitoso, contro il centrocampo del Sassuolo che correva molto e faceva girare la palla con giudizio, è l'unico secondo me che ci ha capito qualcosa fra lui, Gagliardini e Eriksen, gli altri due non sono sufficienti. A Speedy Pizza Barella voi direte, è il tuo cocco, è il meno peggio, ieri gli do 6. Eriksen 5,5, devo dargli un'altra insufficienza? Sono cattivo? Non lo so, ragazzi, io ho combattuto tra virgolette per farlo giocare quando non giocava, però adesso che gioca, non è che se vedo che gioca male devo dargli bel voto, perché ai tempi dicevo, speravo che giocasse di più. Purtroppo dobbiamo guardare la realtà, ieri in un ruolo particolare dove doveva fare le veci di Brozovic, cioè, il nostro centrocampo era, non dico in balia di quello del Sassuolo, che ripeto non ha creato tante occasioni da gol, ma a livello di possesso palla, di far girare la palla, forse siamo anche noi che in questo momento la palla non la vogliamo e lasciamo la gestione della palla agli altri, non lo so. Però ieri Eriksen 5,5, ci ha provato, sì, si è impegnato, sì, però 5,5 non ho visto, io sono più critico con i campioni, mi arrabbio di più con chi mi aspetto di più. Lui è un fuoriclasse, sì, è un giocatore con i piedi buoni, sì, le giocate me le devi fare tu, non posso aspettarmi che me le faccia Gagliardini. Quindi Eriksen ti voglio bene, però svegliati un pochino, 5,5, Gagliardini 5,5. Se Eriksen è riuscito a costruire poco, Gagliardini doveva fare un lavoro di interdizione, di recupero di palloni, di rompere le trame offensive al Sassuolo.
problema è che i giocatori del Sassuolo andavano al triplo dei nostri e Gagliardini era lì che faceva e non la prendeva mai, perché i giocatori del Sassuolo andavano il doppio, 5 e mezzo anche a Gagliardini. Lautaro 7, segna il gol del 2-0, si sbatte per tutta la partita in una partita non facile, in una partita non facile dove comunque anche l'Inter ha problemi di costruzione di gioco e quindi gli attaccanti non vengono serviti tanto, come è già successo a Bologna, come era già successo a Torino. Il periodo è questo, in questo momento il gioco è questo, a discapito dello spettacolo, si preferisce portare a casa i 3 punti che sono in questo momento la cosa più importante. Poi è chiaro che magari anche gli attaccanti fanno un pochettino più fatica, però ieri Lautaro è stato bravo, lesto, e ha toccato quel pallone quando ha fatto gol tenendolo raso terra, proprio senza dare scampo a consigli. Quello è, si vede proprio che calcia da campione. Ieri quel tiro è un tiro da campione, perché tanti altri magari avrebbero tirato a mezza altezza e poi te la para consigli. Se invece la lascia pelo d'erba come ha fatto lui, è impossibile da prendere. 7, Romelu Lukaku, non ci sono più parole. Io smetterei di fare le pagelle per Lukaku, smetterei, perché non ci sono più parole. Gol, assist. E poi, come vi ho detto a inizio video, andate su Soccerment a vedere le statistiche della partita di Lukaku e vi accorgerete, io l'ho visto, le ho guardate stamattina, mi si è aperto un mondo, come vi dicevo prima, vi accorgerete tutto quello che ha fatto Lukaku che magari di primo acchito non riusciamo a vedere, o che magari il giornale non vi dice. Ha fatto un lavoro strepitoso di dribbling, di possesso palla. Andate su Soccerment, ragazzi, a vedere le statistiche di Lukaku, che ha fatto un lavoro della Madonna. Voto 7 e mezzo. Vecino 6. Diciamo che il recupero di Vecino in questo momento è importante, anche perché Vidal evidentemente, se non entra mai, vuol dire che ancora non è pronto. Sta diventando una costante l'entrata nel secondo tempo di Vecino. Partita senza infamia e senza lode, è entrato nel secondo tempo nel momento in cui abbiamo, soprattutto a livello di gioco, sofferto di più. Gli do un 6. 6 più invece a Sensi, che è entrato bello incarognito, è entrato con la voglia di fare e ha fatto una chiusura molto bella che risulterà molto importante, e ha fatto un paio di anticipi a metà campo dove mi ha fatto vedere che comunque rispetto a Eriksen a livello di corsa, di grinta, di garra ce ne mette un pochettino di più, ce ne mette. Quindi gli do un 6 più. Sanchez 6 meno. È sempre quello che quando entra spacca le partite, non è che può succedere sempre, può succedere anche la volta che entra e non fa gol o non fa assist, è umano, gioca sempre gli ultimi 15-20 minuti, può succedere. Ieri ha sulla coscienza un contropiede che poteva essere sfruttato meglio, quindi invece che 6 gli do 6 meno. Poteva tranquillamente, aveva ricevuto un altro splendido assist di Lukaku, poteva tranquillamente lasciarsi scorrere la palla sul sinistro, che ok, non è il suo piede preferito, ma si sarebbe trovato davanti a consigli a tirare in porta. Ha voluto provare una giocata fine di alta scuola, di alta classe, che è finita alta. Vabbè, 6 meno, andrà meglio la prossima volta. Conte, il voto a Conte ultimamente sta diventando una costante, 6, perché quando la squadra vince non puoi dare meno di 6, poi il gioco fa cagare, va bene, il gioco non è bellissimo, sono d'accordo, si può giocare meglio, lo vediamo tutti, però nonostante si giochi poco bene e nonostante non brilliamo, non teniamo la gente incollata al televisore facendo trame di gioco tipo Atalanta, è prima più 11, vince anche giocando male. Quando un allenatore vince, che si chiami Conte, che si chiami Caghini, che si chiami come si chiami, quando un allenatore vince 6 glielo devi sempre dare d'ufficio, secondo me. E quindi Conte ieri, in una partita giocata non benissimo, vince un'altra partita e si becca un altro 6 d'ufficio. Iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic. Seguitemi su Instagram, clic 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 clic. Like alla pagina Facebook, clic 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 clic. E poi, come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao!